Già dalla prossima settimana verrà incrementata la segnaletica verticale, verrà tarata la temporizzazione dell'impianto semaforico a cui lei faceva riferimento per agevolare il flusso dei veicoli che scendono da via le sorgenti sul Fure. Sarà presente dalle 7 alle 10 un presidio di 2 pattuglie della Polizia Locale programmato e poi avremo poi le successive riunioni di monitoraggio. Il riassetto viabilistico permetterà di iniziare gli scavi per la realizzazione della nuova rampa e le pile di sostegno della rampa provvisoria del futuro impalcato nell'area prossima all'uscita stradale, che nella nuova configurazione di progetto consentirà di ampliare il parco ferroviario al servizio del principale operatore gateway italiano e agevolare l'ingresso dei mezzi pesanti all'interno delle aree operative, alleggerendo la viabilità cittadina. Il progetto della nuova viabilità di connessione tra rete autostradale e terminal contenitori sotto il profilo ambientale prevede una serie di accorgimenti per incrementare la sostenibilità dell'opera, tra i quali l'installazione di barriere fuoriassorbenti. Nelle more noi stiamo cercando con la polizia locale di fare in modo che, per quanto possibile, e considerato che quella non è una situazione normale, è una situazione assolutamente anormale, si possa cercare di migliorarla, sapendo che non riusciremo a migliorarla in maniera decisiva, perché è un cantiere particolarmente pesante. Detto questo, abbiamo chiesto ai nostri tecnici che si occupano della temporizzazione dei semafori di verificare se è possibile incrementare questi 10 secondi senza che però questo crei negli altri accessi ulteriori problemi, perché il problema è che dobbiamo gestire di fatto 4 tempi e non sono pochi. Però questa sua indicazione che lei ha dato la farò verificare dagli uffici che quotidianamente, minuto per minuto, hanno un monitor che va a verificare la situazione esistente, cercando anche di intervenire poi da remoto in alcune situazioni.